Buongiorno Simona. Buongiorno a te. Oggi ti stupirò. Vuoi vedere la mia colazione light, proteica, low carb, gluten free, sugar free e senza grassi animali? Ma certo, sono curiosa. Ta-da! Eccola qua. Quella roba lì? Sì, è questa. Ma no, dai. Facciamo colazione insieme. Buongiorno a tutti amici, oggi facciamo colazione insieme come vi avevo promesso in questo video. Che ne dite? Prima di tutto dovete sapere che sono una persona che varia molto la sua alimentazione, quindi oggi vi faccio vedere cosa mangio in questo periodo. Mi soddisfa tanto, è la mia colazione light, dietetica, energetica e anche brucia grassi. Ecco tutto qui sul tavolo, ma non spaventatevi, poi semplificheremo. Latte vegetale, nel mio caso latte di riso, polvere di semi misti, lino, canapa, zucca, girasole, tutto macinato, e cereali soffiati senza glutine, riso, miglio, quinoa, amaranto, grano saraceno e poi cornflakes senza zucchero, crusca di avena, bacche di goji e a piacere un po' di miele. Chi fa lavori pesanti o ha una fame robusta può aggiungere altri cereali integrali in fiocchi, come anche riso, miglio, quinoa senza glutine, oppure fiocchi di frumento, avena, orzo o farro come questi con glutine. Poi può aggiungere frutta secca, mandorle, nocciole leggermente tostate e un po' di uvetta. Ah, mi raccomando, prima di mangiare vi consiglio di bere anche voi acqua calda e limone, come spiego in questo video, che molti di voi conoscono. I vantaggi di questa colazione sono tanti. È light perché non ci sono grassi animali, non ce ne sono, nemmeno grassi idrogenati o quegli strani miscugli degli snack, dei dolci industriali. Ci sono invece i grassi naturali contenuti nei semi, indispensabili per stare bene e per dimagrire. È una colazione proteica, ci sono le proteine anche nei cereali o nei semi di canapa o negli altri semi. Ci sono carboidrati, ma a lento rilascio, dati dai cereali integrali soffiati e dai fiocchi. Per le fibre c'è la crusca di avena, che è leggera e amica dell'intestino. Aiuta anche a regolare gli zuccheri nel sangue, come ho spiegato in questo video. Gli zuccheri naturali sono dati dal miele, per chi lo vuole aggiungere, ma sono anche contenuti nel latte vegetale, nelle bacche di goji e nei cereali stessi. Le bacche di goji sono anche antiossidanti, combattono i radicali liberi, stimolano il metabolismo, aiutano a eliminare le tossine responsabili del gonfiore e regolano anche loro il desiderio di zuccheri. Ne parlo delle bacche di goji in questo video. E per finire, il latte vegetale è più leggero del latte di mucca, lo dico sempre, contiene pochi grassi e quindi è perfetto per una colazione dietetica, dimagrante ma nutriente. E questo menù è anche senza glutine, a parte questi fiocchi, è vegano, quindi va bene a tutti. Questa colazione è completissima. Ma è buona? Certo, è buonissima. È la mia colazione preferita. Light, proteica, dimagrante. Ma non sarà troppa roba? Fare una buona colazione al mattino regola l'appetito durante la giornata. Ci vuole! Ma io ho letto che fare colazione aumenta l'appetito. Sulla colazione ci sono tanti falsi miti che ho già sfatato in questo video. Il segreto è fornire i nutrienti di cui il corpo ha bisogno. Se il corpo si nutre bene fin dal mattino, amministra bene i nutrienti per tutta la giornata. Allora avrò meno fame, speriamo. Non solo. Sappiamo tutti che il metabolismo brucia meglio al mattino, quando il corpo consuma i nutrienti e non accumula grasso, come succede invece a pranzo e soprattutto a cena. Ma chi segue veramente questa regola fisiologica? La conosciamo tutti, ma pochi la seguono. Ok. Adesso vi faccio vedere come preparare il tutto, con quali dosi. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace
tanti nuovi video e unitevi al gruppo degli amici iscritti al canale. Per iscriversi basta un clic, così è facilissimo, e attivate le notifiche, così YouTube vi avvisa subito quando esce uno dei miei 3 video settimanali. Eccoci alla mia colazione. Quanta roba! In realtà, per non aprire 9 o 10 confezioni diverse ogni mattina, la cosa migliore da fare, facile, veloce e pratica, è preparare già un mix in un barattolo, meglio se di vetro, o in un contenitore per alimenti. Le dosi che adesso vi do potrete renderle proporzionali in base alle dimensioni del vostro contenitore. Allora, 4 cucchiai per ogni cereale soffiato, quindi partiamo dal riso, mettiamo 4 cucchiai di riso nel nostro barattolo, poi abbiamo il miglio soffiato, 4 cucchiai, quinoa soffiato, bello tondo, amaranto soffiato. C'è anche il grano saraceno senza glutine. Polvere di semi macinati. Cornflakes, sempre 4 cucchiai. Bacche di goji, sono 2 cucchiai. E altri 2 cucchiai, fanno 4 cucchiai. Di crusca d'avena ne ho messi 8 cucchiai perché è tanto sottile e quindi l'abbiamo messa tutta. Io che ho molta fame la mattina metto anche un cucchiaio di mandorle, come vi dicevo un cucchiaio di nocciole che è un po' tostato, metto 2 cucchiai di uvetta che mi dà anche un po' di dolce, non metto i cereali con il glutine perché quelli io non li mangio. Benissimo, abbiamo fatto uno stupendo mix, non ci resta che mescolare. O possiamo agitare in questo modo per mescolare bene tutti gli ingredienti. Finito! Avete visto? È facile, si prepara prima, è veramente un mix molto delizioso. Simona, anche a me piace cambiare colazione, ma se non ho altre ricettine poi ho paura di tornare al mio tofu bianco scondito. Non preoccuparti, sai che ho una soluzione per tutto. Ho preparato per voi un ebook con 7 colazioni diverse, tutte energetiche ma bruciagrassi, light, dietetiche e sane. Così se volete potete cambiare colazione ogni giorno della settimana. Trovate il link nell'info box qui sotto, come sempre. Quando fate colazione, prendete una tazza di latte vegetale, caldo, freddo, tiepido, come preferite. Io uso il latte di riso e mettete 2, 3, 4 cucchiai di questa miscela in base alla fame. Così fate attenzione a mescolare bene prima, a prendere un po' di tutte queste fantastiche sostanze nutrienti. E la colazione è pronta. Io l'adoro. Simona, è facilissima, anche velocissima questa colazione, bene. Sì, io sono una persona molto impegnata, al mattino non ho mai tempo da perdere in cose complicate, quindi preparo prima. Ora vado a finire la mia colazione. Voi, mi raccomando, condividete questo video su Facebook, Twitter, via mail, fatelo vedere ai vostri amici e scrivetemi nei commenti qui sotto se avete cambiato la vostra colazione dopo aver visto questo video, se la volete provare anche voi. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao! Aspetta, me la mangio tutta perché ho fame. Va bene, un mix pronto.